Direttore, in questa emergenza sanitaria c'è sempre più bisogno di personale. Qual è la situazione? C'è un appello appunto per reclutare nuove forze? Il personale era già prima il problema dei problemi, oggi lo è ancora di più, con un'aspettativa che è andata crescendo per l'afflusso sempre maggiore, purtroppo, di Covid positivi che si presentano tramite 118, alcune volte anche direttamente da soli, ai pronto soccorsi. Quindi c'è un carico sulle strutture ospedaliere enorme, il personale sanitario serve come il pane. Serviva prima, oggi ancora di più. L'attività di reclutamento continua a piè sospinto con l'ufficio del personale. I giovani medici oggi sono stati reclutati con contratto di Co.co.co., anche i non specializzati, ovviamente, i neolaureati. Beh, stanno dando un grande aiuto in tutte le unità, in particolare con l'USCA, che sono le unità speciali di continuità assistenziale, che sono questo trade union tra territorio e struttura ospedaliera, andando a fare visita e monitorando i pazienti positivi che sono per fortuna ancora a casa al proprio domicilio. Ma personale ne serve di tutti i tipi, infermieri, OSS, da questo punto di vista. L'azione e sinergica della regione con le singole ASL ci sta portando sia a scorrere velocemente la graduatoria del concorso per OSS fatto dagli ospedali di Foggia, un concorso a livello regionale. So che si sta concludendo anche una mobilità di infermieri, anche questa è una mobilità che è stata fatta a livello regionale, e tutte le figure di infermieri e di medici, anche i pensionati, sono stati richiamati in servizio, ovviamente qualora lo vogliono.